però grazie a Giovanni Raggini, al quale dobbiamo fare un applauso. Voi non sapete com'era questo posto lì ieri mattina, quindi da domani cercheremo di renderlo ancora più bello. È un posto secondo me bellissimo, è una pasticceria, una vecchia pasticceria di Cireale. Sono legato a tanti ricordi, perché io sono andato con il qui a Santo Stefano, c'è un ragazzo, questa è la migliore pasticceria della città, ed era sempre tutto pane, era un posto veramente bello. Ma perciò soprattutto è un posto bello, come vedete, perché è stato realizzato l'ingegnere Mariano Grassi, lo stesso che ha realizzato il Postarelli, oggi il pasticceria della Torino. Insomma, è un posto storico che non stanno bene. Molto contento che lo puoi fare qualche controcampo che facci? Gusto di Toponerno, che è il proprietario della pasticceria fino al 1970, credo. 70-75 anni. Mi ha reso questo era un posto. Non sono preparato, sono. Cioè questa è le cose che io. Le cose che io so perché sono nato qua in questo posto non lo ricordo, era un posto importante della città. E credo che sia, possa avere anche un valore simbolico, che i posti belli e dimenticati della nostra città possano rinascere. Questo è ora. Fate vedere le ricette. Adesso che sto scendo, va bene, e cominciamo quasi la festa. Inaugurazione. Va bene? Auguri a tutti, è un'esperienza bellissima. Stai portando, sono arrivato qua io e tu te ne vai. Tutto a posto. No, no. Mi vergogno. Mangia ancora con giapponesi, vince a mangiare. Ma lì che è cantato? Non lo faccio io. Apriamo una bottiglia noi personale. Maria Danna non c'è. Buena, come on. Sono gli ultimi là, dipende da dove aspetta, una cosa nuova, movimento ecologista, è naturalista, questo è il decimo simbolo, aspetta, ma la cosa l'hai fatta? No, sì. Con la testa davanti, ma di nuovo pare che non c'è nessuno, ah questo minchia, questo è te, no, se tu lo fai da qua, vedi? Io l'ho fatto per un po' di panoramica, con un po' di teste davanti, sì.